Va bene, perché il gorilla? Il gorilla è sempre stato il mio alter ego per raccontare Milano. Io avevo lasciato perdere il racconto di Milano all'incirca una decina di anni fa, avevo raccontato tutto un percorso all'interno dell'underground, dell'overground milanese, il crimine, eccetera. Ho portato il mio personaggio che è di fatto una persona che soffre di dissociazione mentale, ma che è anche un detective, quindi ha proprio delle caratteristiche complicate. E però l'ho ripreso proprio perché volevo raccontare Milano. In questi 10 anni, ma che poi probabilmente le trasformazioni sono cominciate prima, ma un po' come la rana che sta nell'acqua fredda e poi quando diventa calda muore perché non se ne accorge, io non mi ero accorto di cosa significasse la trasformazione della Milano pre e post Expo. È una città profondamente cambiata, anche dal punto di vista, non saprei come dire, estetico, ideologico. Abbiamo una città che improvvisamente si è scoperta, una città talmente contemporanea, talmente moderna, da dover creare dei ghetti per i ricchi. Ed è una cosa che non c'era prima a Milano. L'idea che, ci fossero delle zone dedicate a persone con un reddito superiore a quello di un calciatore, vedi, non so, come si chiama, il giardino verticale, vedi la City Light, eccetera. È una cosa che non ti aspettavi da Milano. Milano, che nasce da una vecchia tradizione per cui padrone e operaio vivevano più o meno negli stessi quartieri, certo non nelle stesse case, ma l'idea era che la ricchezza milanese fosse discreta. Adesso è diventata una roba un po' come non so, le Ferrari dei calciatori, tutto soldi, esposizione e così via. E contemporaneamente una città dove 400.000 persone residenti a Milano, Milano e Interland, hanno come mestiere la precarietà. Questo vuol dire che ci sono 400.000 persone, che sono tante, in una città di 1,5 milione, quanto fa adesso? 1,5 milione, 1,7 milioni di abitanti, 400.000 persone che il loro mestiere è fare dei servizi aggiuntivi ai ricchi. Ti portano la pizza, ti portano il cibo, ti parcheggiano la macchina, ti lavano le piazzette, ti innaffiano le piante del giardino verticale. E tutto questo è considerato come un passo avanti. E io questa cosa la trovo orribile e soprattutto trovo orribile questa ideologia che ritiene necessario, che le città siano questo. A Milano è tutto più vicino, è tutto più gomito a gomito. Tu puoi scendere a una fermata della metropolitana e sei nel Bronx e scendi la fermata dopo e sei a Beverly Hills. È veramente una cosa molto spiazzante. Le differenze di classe, uso volutamente questa parola novecentesca, sono quasi diventate antropologiche, cioè in Corso Magenta non si mangia, non si parla, non ci si veste come ci si veste al Giambellino. È proprio diverso lo skyline, non so, è diverso il colpo d'occhio. In più, aggiungo questa cosa, mi prendo ancora un minuto per dire questo, che il mio racconto di Milano è una specie di ribellione alla narrazione monodimensionale che si è fatta per 20 anni di quella città che io amo moltissimo e che è un posto bellissimo, lo dico perché non voglio buttare tutto in negativo, no? È una città che io amo moltissimo. Negli anni 60, negli anni del boom, Milano è stata raccontata in modo meraviglioso e vicito. Testori, il Bianciardi della vita agra, ma ci metto pure Iannacci, ovviamente Dario Fo, naturale. Insomma, cioè, come dire, è stata raccontata molto bene proprio in un periodo in cui si vantava delle sue luci il boom economico, quelli bravi hanno raccontato le ombre. Perché dove c'è una luce molto forte, le ombre sono molto scure e quindi dove ci sono molti ricchi e dove c'è molto denaro che gira, ci sono molti poveri sfruttati, c'è cioè molta diseguaglianza. Negli anni 80, i maledetti anni 80 che non finiranno mai, credo, non so, c'è stata come una virata, una narrazione monodimensionale, per cui Milano è diventata quello che un po' sentiamo un po' tutti, un po' come quasi un luogo comune, no? La moda, il design, i grattacieli nuovi, l'Expo, il bosco verticale. Se tu vai, la percezione, io mi accorgo presentando i libri in giro per l'Italia, la percezione che si ha di Milano è un po' quella lì, soldi, bei vestiti, belle vetrine, belle macchine, fanno tutti il designer, fanno tutti la modella. Ecco,
non è così, e questa mia narrazione di Milano era nata come una contronarrazione, era come dire attenzione, Milano non è solo quella roba lì che vi racconta, sì è anche quella roba lì, certo esiste in natura quella roba lì, ma non è l'unica dimensione raccontabile di Milano. Il ricco può farsi le domeniche a piedi, per esempio, contro il traffico, perché abita in centro e non ha problemi, abita nella cerchia dei Navigli. Il poveraccio che abita in periferia, quando facevano il blocco del traffico e non c'erano i mezzi, non poteva trovare neanche sua madre. Questo è ormai è passato, è diventato una cosa normale. È come se vi dicessero, ragazzi, se volete che i vostri diritti siano completi, diventate ricchi o almeno benestanti. Questo è quello che ti dice Milano e questo mi spaventa molto, perché è passato come un virus dentro tutti noi. Cioè il fatto stesso che durante il Covid si desse la caccia al runner, ve lo ricordate? Ah, tu un toro che vai in giro a correre. Invece che i padroni delle fabbriche che ti facevano lavorare lo stesso e infettare, oppure alla regione Lombardia che faceva andare i mezzi strapieni o non li faceva andare male. Ecco, questo dà l'idea di come si è voltato tutto, di come c'è stato un lavoro sull'ideologia. E io l'unico modo che ho, a differenza di Alessandro, che io leggo nei suoi libri anche, mi posso permettere, un tanto così, non tantissimo, però ci credi ancora che sia possibile una giustizia. I tuoi personaggi lo dicono. Cazzo è difficile, però la giustizia è possibile. Io non ci credo più. Cioè io credo all'apocalisse, io sono un apocalittico totale, i miei libri sono apocalittici proprio perché non ci credo più alla possibilità di una giustizia. Non all'interno di queste istituzioni, non all'interno di questo mondo. Se non con un cambiamento epocale, che però non passa certo attraverso le votazioni. Per cui, mentre lui crede, tu credi ancora un po' nella giustizia possibile degli uomini, il bravo poliziotto? Ma io credo, mettiamola così, io credo che sia giusto un pochino crederci, non so come dire, perché se no, io amo molto gli scrittori russi e sarei di base mio nichilista, diciamo così, però... Però se non credi neanche che sia possibile crederci, si mette male, insomma, per tutti. Io sul passato c'ho un problema, che è vero, Ghezzi incontra, anzi viene raggiunto da una sex worker, si direbbe adesso, insomma una battona di una certa età, però di una sessantina d'anni, il cui uomo era stato il suo primo arresto 30 anni prima, quindi c'è anche una Madeleine lì, no? E quindi questo io che è un piccolo delinquente che è capitato dentro in una storia più grossa di lui, e quindi insomma in amicizia questa prostituta chiede a Ghezzi aiutami a ritrovare il mio uomo, no? E questo mi serviva anche perché il mio poliziotto Ghezzi ha 60 anni ed è in polizia da 30-35 e in quell'età lì, che ahimè io comincio a conoscere, diciamo, è anche un po' un momento di bilanci, di chiedersi come sono andati questi 30 anni in cui ho dato la caccia ai cattivi, erano veramente i cattivi giusti, quelli a cui sono corso dietro, era gente che davvero meritava tutti i miei sforzi per magari dei furti, delle piccole rapine, mentre invece mi guardo in giro e vedo delinquenti più grossi che nessuno tocca, che nessuno guarda, anzi che sono serviti e riveriti. Il Ghezzi fa un po' questi bilanci, insomma, nella sua indagine, questa sua indagine che riguarda un personaggio del suo passato, trova anche delle sue Madeleine, delle sue malinconie, delle sue nostalgie. Ecco, però volevo proprio dire questo a proposito del passato, che riguarda anche Milano. Io temo molto il discorso sul passato perché contiene in sé il virus della nostalgia, che è una cosa che io non sopporto. Cioè io quando sento gli anziani come me dire noi quando eravamo giovani noi eravamo meglio, è una cosa che mi irrita moltissimo. La nostra musica era migliore della vostra, le cose che leggevamo noi erano migliori di quelle che leggete voi giovani. Ecco, questa è una cosa che mi irrita tantissimo. Esatto, soprattutto quest'ultima. Ma come dire, non vorrei che parlare del passato contenesse obbligatoriamente una nostalgia, eppure questa nostalgia c'è, perché noi non abbiamo
nostalgia di com'erano i quartieri di Milano, non abbiamo nostalgia delle macchine che avevamo quando avevamo 20 anni o delle case in cui abitavamo quando avevamo 20 anni, abbiamo nostalgia di noi quando avevamo 20 anni, cioè la nostalgia è di noi, non è di quello che ci circonda.